La democrazia dell'algoritmo nasce già come paradosso e ossimoro, lo stesso effetto di un camaleonte e esibizionista. Se in democrazia ogni voto pesa 1, per l'algoritmo ogni like non vale 1, ma varia di peso a seconda di quanti altri se ne porta dietro. Più like uguale più visibilità. Le elezioni del 4 marzo sono state le prime in cui si sono affacciati alle urne i nativi digitali, i nati del 2000, una generazione cresciuta in un ecosistema dei media completamente nuovo e che ha avuto effetti concreti sul risultato finale. Questa è la tesi del docufilm Lo Stato Sociale, le elezioni come non le avete mai viste, prodotto dalla Dibuga Entertainment e on demand su Sky Atlantic. Trasformare like in voti, punto tesi forse troppo drastica, in un docufilm ricco comunque di spunti e analisi su cui prendere appunti. Per toccare tutti i lati di un perimetro complesso si può dire che l'esito del voto ha dato un risultato tripolare, e allo stesso tempo è tripolare il sistema dei media che lo ha influenzato. Web, televisione e radio. Che troppo spesso sfugge alle osservazioni degli analisti pur avendo una capacità di penetrazione e persuasione tanto notevole quanto sfuggente. Una riflessione che aggiunge un suggerimento al dibattito, ma non incrina l'impianto e la capacità di approfondimento del docufilm che racconta. Anche con numeri alla mano, il panorama digitale che ci circonda, dove la nuova frontiera è trasformare i like in voti, o i like in acquisti, ma questo è un altro marketing. In questo contesto il cellulare diventa una nuova televisione, con la differenza che è sempre a portata di mano, sempre pronto a notificare qualcosa, sempre disponibile a spacciare post e video. Così se i partiti tradizionali non si sono adattati ai social network e sono rimasti analogici, PD e Forza Italia, ma anche Più Europa di Emma Bonino. Movimento 5 Stelle e Lega, ma anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, hanno saputo usare a proprio vantaggio la forza di Facebook, Twitter e Instagram. Berlusconi non ha nemmeno lo smartphone. Due istantanee. Berlusconi non ha nemmeno uno smartphone e ha uno staff che si preoccupa di postare per lui. Salvini invece ha saputo sfruttare anche gli hater a suo favore per creare dibattito su di lui. Alessandro Di Battista ha colto consapevolmente lo spirito dei tempi. Ognuno ha la sua emittente personale perché con i social network ho una piccola televisione per difendermi. Non è un caso che Di Maio sia ricorso spesso alle dirette su Facebook, che di fatto hanno se non sostituito, perlomeno affiancato la sua presenza nei talk, mentre Renzi è rimasto ancorato a post, sempre su Facebook, che secondo molti osservatori erano eccessivamente lunghi. Il risultato era una minore immediatezza e una minore capacità di engagement, come dicono quelli che parlano così. Una lezione che i partiti devono imparare per il futuro è che stare sui social ha senso se sfrutti i trend giornalieri. Salvini sempre pronto, mentre sei poco efficace se vai fuori tema, Bonino e Boldrini molto spesso. Il risultato? La battaglia sociale ha visto primeggiare due contendenti. Di Maio e Salvini, la battaglia elettorale ha avuto lo stesso risultato.